8 marzo, Festa della Donna, un evento qui alla Partenope di Napoli, siamo con Tommaso Mandato. Un bel regalo alle donne, lo sport in rosa. Ma più che un regalo alle donne, penso che sia un atto dovuto per chi vuole mettere in risalto l'universo femminile, e lo fa attraverso quelle che sono le sue attività. Noi ci occupiamo di sport, quindi penso era obbligatorio e dovuto, ti ripeto, cercare di dare il nostro contributo. L'abbiamo fatto attraverso questo incontro dibattito che è servito a mettere in evidenza e risalto tante professionalità e tante atlete campane che anche in discipline sportive che molto spesso durante l'anno non vengono messe, non vengono chiaramente comunicate, non vengono promozionate nella maniera adeguata, oggi abbiamo cercato di dare risalto appunto a loro. Una bella presenza, naturalmente le numerosissime campionesse che sono intervenute sono state premiate, ma sicuramente un chiaro segnale, un bel segnale da parte del Comune, che ha avuto come protagonisti il sindaco Luigi De Magistris e l'assessore Pina Tommasiello. Questo è molto importante per un evento così importante. Sì, io sono molto contento e sono lusingato soprattutto del fatto che, oltre, al di là dei patrocini, che possono anche essere semplicemente formali o possono essere chiaramente sulla carta, oggi la presenza sia del sindaco sia dell'assessore è un chiaro segno che effettivamente questo tipo di amministrazione vuole entrare nei fatti, nel quotidiano, vuole essere presente. E ti ripeto, quando poi sei presente sul territorio, anche iniziative come questa, come tante altre che ce ne sono, davvero ti lascia pensare che effettivamente le cose possono cambiare. Anche un bel segnale, lo dico anche per, diciamo, a mio favore, lo dico chiaramente, abbiamo fatto una diretta, uno streaming anche per segnalare l'importanza di questo connubio normalmente tra lo sport e le donne. Cosa ne pensi di questo progetto? Se si potrà ripetere, anche dare una rilevanza fondamentale anche nel mondo del web? Io penso che voi fate, non perché chiaramente adesso ne stiamo parlando insieme, ma sono rimasto davvero sbalordito, tra virgolette, di quella che è l'efficienza che può dare questo tipo di modalità di trasmissione, perché avere la possibilità di mandare in streaming in diretta questo tipo di convegno, così come avevo mandato anche l'altro, la presentazione dell'altro progetto del Comune, ti dà la sensazione, insomma, di essere subito immediatamente nelle case delle persone, sui computer, sui tanti ragazzi che sicuramente ci possono seguire. E sappiamo che con la modernizzazione ormai dell'informazione questo sicuramente può essere un viatico per promozionare e rendere sicuramente ancora più fattibili questi progetti, così come tanti altri. Quindi RoTV Italia seguirà tutte quelle che sono le attività importanti e fondamentali di Sportform. Ringraziamo Tommaso Mandato e ringraziamo tutti coloro i quali sono rimasti collegati sul nostro sito. Sì, RoTV Italia sicuramente seguirà tutte quelle che sono le nostre manifestazioni. Adesso chiudiamo le camere e conteremo quale sarà chiaramente la fattura e quali saranno i compensi.